Letteratura italiana in 10 minuti per parlare di Luigi Capuana, un autore siciliano nato a Mineo, nel territorio di Catania, nel 1839 e vissuto fino al 1915. È morto anche a Catania. Autore incline al verismo, amico di Giovanni Verga, per il quale rimandiamo anche ad un'altra immagine e ad un'altra riflessione da 10 minuti. Luigi Capuana è uno scrittore con una tempra da giornalista, e avere la tempra da giornalista alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento significa non soltanto andare nella tensione del realismo più oggettivo e più vero, così come il verismo propone con una rilettura quasi fotografica della realtà, ma significa anche esaminare attraverso la psicologia dei personaggi quella profondità dell'animo che è al confine tra il verismo e il decadentismo. Decadentismo perché si vuole scoprire proprio la profondità più intima dell'io, e la profondità più intima dell'io riserva molte sorprese e molti atteggiamenti contraddittori. Scavare questo scavo interiore che Capuana rappresenta. Alcuni critici hanno detto che proprio Capuana è la sintesi più felice di verismo, inteso come realismo, in questo senso è un po' figlio di Dostoevskij, cioè del realismo russo, e quella componente intimistica e quello scavo interiore che fa vedere tutte le pieghe dell'animo. Ma la sua esperienza di narratore, che manifesta anche nella Nazione, il giornale di Firenze, sarà a Firenze per alcuni anni, e anche nella sua esperienza presso il Corriere della Sera, perché Luigi Capuana è un giornalista che lavora con la Nazione e con il Corriere della Sera. Poi collabora anche con il Fanfula della Domenica, che è un altro giornale che introduce tra le sue pagine la narrativa. E esordendo, Capuana è proprio un autore realista e oggettivamente legato a quel verismo del quale sostanzialmente è anche un rappresentante. E il suo romanzo Giacinta, per esempio, racconta una storia estremamente verista. Ma se dobbiamo entrare nella qualità di quel Capuana che vuole indurre il lettore a ragionare sulla profondità degli atti dell'anima, dobbiamo trasferirci in un'altra opera, Il Marchese di Roccaverdina. Le pagine del Marchese di Roccaverdina, un romanzo del 1901, sono le pagine che raccontano la storia di Antonio, un ricco feudatario, un padrone che non ha nessuna sensibilità nei confronti dei suoi subalterni e che si innamora però di una donna, Agrippina, che nei suoi confronti è estremamente devota. Quando si dice una donna pronta a tutto, per amore, ma anche per quel senso di servilismo che è proprio delle donne in questo momento storico, in questa società siciliana. E allora la donna Agrippina è talmente devota e condizionata dal suo signore, quasi un padrone, che sposa, perché lui lo vuole, Rocco, e perché il Marchese di Roccaverdina non può invece
sposare Agrippina, perché le condizioni sociali sono estremamente diverse. Il marchese non può inquinare, tra virgolette, il suo blasone nobiliare con una povera contadina. E allora ecco che lui per lei trova una soluzione, Rocco. Rocco però viene offerto ad Agrippina con un patto incredibile. I due non dovranno mai avere rapporti sessuali, perché il rapporto tra marchese e la sua donna è un rapporto quasi di proprietà. Però nel momento in cui lui consente, il marchese, a questa storia, tra i due ci sono alcuni atteggiamenti e alcune compiacenze, alcune complicità che al marchese paiono veramente essere la rottura di questo patto. E allora ecco che viene preso da gelosia nei confronti di Rocco, e la sua gelosia è talmente profonda che un giorno decide di uccidere Rocco. E di questo omicidio però viene accusato un altro uomo. Il marchese riesce a farla franca, come si dice, perché lui, Antonio, nella sua intoccabilità, è comunque il padrone e nessuno oserà mettere in discussione la sua innocenza. Ma ecco lo scavo interiore, il marchese è sempre perseguitato dal senso di colpa, perché non soltanto ha ucciso Rocco, ma ha fatto accusare un altro uomo che è andato in prigione in sua vece. E in una delle pagine più intense di questo romanzo si assiste al racconto e all'autodenuncia che il marchese fa parlando con il confessore, Don Silvio. È un racconto ed è un colloquio tra i due, ma sembra quasi di vedere un uomo che sta narrando sé a se stesso. E allora ecco che emergono le pieghe di un'intimità imprescindibile dal senso di colpa. Fa venire in mente un po' Delitto e castigo di russa memoria questo romanzo. E il marchese vorrebbe essere assolto da Don Silvio, che comunque presenta e rappresenta l'autorità religiosa, quasi il perdono di Dio. Ma mentre racconta la sua storia, Don Silvio lo induce a riflettere sul fatto che la soluzione ai suoi problemi non è soltanto il pentimento, perché sarebbe troppo semplice, troppo facile. Lui in realtà dovrebbe prendere il posto di quel povero condannato che ha pagato al posto suo ed entrare nel carcere. La fortuna, il destino cambierebbe nettamente le carte in tavola e il disonore piomberebbe sul marchese di Roccaverdina e sulla sua famiglia. Il marchese non ha coraggio di affrontare questo passo eroico, che è quello di accusare se stesso e di liberare il prigioniero. E quindi chiude il suo rapporto con Don Silvio in queste pagine, che sono assolutamente commoventi e interessanti, proprio per il versante psicologico che offrono al lettore. Chiude il suo colloquio con Don Silvio dicendo: voi, Don Silvio, siete legato al segreto della confessione. Sì, dice Don Silvio, io sono legato al segreto della confessione, ma voi, marchese, avete un peso sulla coscienza e Dio, che tutto vede, vi darà una risposta, che non è la mia. Il marchese non vuole ascoltare la voce della sua coscienza, che gli imporrebbe di autoaccusarsi e di liberare colui che
è prigioniero della giustizia per colpa sua, e in questa mancanza di coraggio si chiude questo romanzo. E questa storia che Luigi Capuana ha saputo raccontare con uno spigliato taglio giornalistico, sapendo coinvolgere il suo lettore e incollarlo alla pagina finché proprio non hai finito l'ultima riga di questo romanzo psicologico e bellissimo in termini emozionali e in termini letterari.